Allora, qua ci troviamo a Rocchetta Tanaro, siamo proprio nel comune di Rocchetta Tanaro. Come vi ho detto prima, l'azienda Braida ha più possedimenti, più vigneti anche in zone diverse, a Castelnuovo Calcea in zona Nizza, a Mango, dove invece produciamo moscato, e in Serra dei Fiori, dove produciamo invece i nostri vini bianchi. Qua a Rocchetta Tanaro abbiamo la nostra roccaforte di produzione della Barbera. A Rocchetta Tanaro i terreni sono, come nel Monferrato, di origine molto sabbiosa, di origine pliocenica, sono delle sabbie astiane che sono intervallate da delle marne sabbiose che danno e conferiscono al vino particolari caratteristiche. Il vino ha un'ottima acidità, un ottimo colore, un'ottima presenza di antociani e si differenzia da quello dei territori albesi soprattutto, diciamo così, per la capacità, per via di questa acidità, di un invecchiamento molto 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 interessante. Magari all'inizio è un vino un po' meno pronto, un po' meno morbido, ma poi nel tempo diventa più elegante e più interessante. Il terroir chiaramente è quello piemontese, non siamo lontani anche dalle Langhe, anche se il terreno, come ho detto, è molto diverso. Nella loro zona il discorso marnoso è molto molto più importante rispetto a quello arenario, calcareo e, come dicevo, di sabbia che c'è nel Monferrato, e anche di ferro, Monferrato perché è un monte ricco di ferro, quindi anche questo genera molte caratteristiche poi particolari nei vini. Per ciò che riguarda chiaramente il discorso del clima, il clima è molto simile, siamo molto vicini, come potete vedere siamo su delle colline, delle colline abbastanza dolci, circa 260 metri, e come vedete, a differenza anche dalle Langhe, se puoi fare una ripresa totale, qua abbiamo un territorio che è un po' più vario, c'è una biodiversità diversa, abbiamo la vigna che è ancora, diciamo così, intervallata da bosco. Questo chiaramente fa sì che ci sia un ecosistema molto molto interessante, meno il terreno, anche sia meno sfruttato. Ci troviamo in questo momento a Montebruna, abbiamo un vigneto che rispetto al vigneto di Brico dell'Uccellone ha una densità di ceppi ettaro molto superiore. Qua siamo un 5500 ceppi ettaro e ha una quantità, facciamo veramente sempre un grande diradamento. Infatti i nostri vini forse talvolta sono considerati un po' fuori moda, perché in questo momento vanno molto i vini leggeri, molto i vini eleganti. Noi facciamo vini molto importanti, imponenti, diciamo anche così, anche una buona ultimamente gradazione alcolica che non disturba il discorso organolettico e anche di piacevolezza di degustazione, ma è importante per estrarre in fase di fermentazione alcolica, soprattutto quella non acquosa ma alcolica, è importante estrarre il massimo dei tannini, che non sono molti appunto come si diceva prima, nel vitigno della Barbera. Montebruna, come dicevo, siamo a 5500 ceppi ettaro, come anche Brico della Bigotta, mentre invece Brico dell'Uccellone è una vigna più antica, è una vigna che ancora oggi ha circa 3000 ceppi ettaro. Come si diceva prima, una curiosità, con Simoni Tesirk stiamo utilizzando un metodo di recupero delle viti che vengono colpite dalla flavescenza con la dendrochirurgia, che praticamente permette di non estirpare la vite colpita, ma di curarla e quindi di non perdere le caratteristiche poi dell'uva, che chiaramente dà una vite che è un po' più anziana di quelle giovani che vengono ripiantate, quindi bisogna riaspettare per avere una qualità, diciamo così, al top di quello che può dare il terroir. Piccole e nuove, o le botti grandi usate, questo è un discorso, come posso dire, legato alla tipologia di vino che tu vuoi ottenere. Se vuoi ottenere, la Barbera ha determinate caratteristiche già nel suo vitigno, quindi tu con la barrique non è che vai a cancellare le sue caratteristiche, vai a, come si può dire, integrare quelle che sono delle mancanze, ad esempio di tannino, in modo che tu, se vuoi creare una Barbera che non sia fresca, da bere pronta, di frutto, ma inizi a avere delle caratteristiche con sentori terziari, ma in bocca sempre molto fresca grazie alla grande acidità che ha questo vitigno, devi utilizzare la barrique, che non vuol dire, ripeto, cancellarne le caratteristiche, ci mancherebbe. Cioè, se un vino cancella, non è un vino valido, non è un vino che è tipico, non rappresenta la tipicità, quindi dal mio punto di vista non è interessante. Però il discorso di utilizzare l'acciaio, il cemento, la botte grande, la botte piccola,
porta a dei risultati diversi in base a quello che uno vuole chiaramente proporre. Cioè un Barbera, la nostra Monella è un Barbera acciaio puro e quindi è molto interessante, piacevole, fresca, può avere una durata che è però molto più limitata di un Brico dell'Uccellone, ma infatti non viene utilizzata solo la barrique nuova, le barrique vengono utilizzate fino a 3 passaggi, c'è un mix tra terzo passaggio, secondo passaggio e primo passaggio. No, assolutamente non si utilizza solamente la barrique nuova. Questo, invece la botte medio grande perché non andrebbe bene per la Barbera? Va molto bene. Infatti noi il nostro Montebruna, quello che è definita la Barbera classica, classica intendo dire quella che era la riserva del contadino di una volta, era proprio affinata in botte grande perché c'era meno conoscenza. Ecco, qua entriamo in Brico dell'Uccellone. Come vedi, qua siamo proprio nel territorio di Brico, che Brico dell'Uccellone, non te l'ho detto prima, scusa se intervallo quello che ti stavo dicendo, Brico dell'Uccellone per che motivo? Perché, ti devo raccontare rapidissimamente, Giacomo, come ti ho detto, era un uomo di grande visione. Siamo arrivati a Brico dell'Uccellone. Quello che vedete adesso alla mia sinistra è Brico dell'Uccellone, come potete vedere in lontananza, scorgere in lontananza il cartello Brico del proprio in loc, qua siamo in località Brico, ma devo raccontarvi qualcosa di Brico dell'Uccellone perché sennò diventa difficile capire proprio la nascita e la semantica del suo nome. Allora, voi dovete capire che Giacomo Bologna era veramente una persona, un grande visionario, e iniziò a fare con la Monella nel 1961 un Barbera, diciamo così, di qualità, ma lui sapeva che era un Barbera comunque quotidiano, un Barbera da bere tutti i giorni, e voleva comunque con il suo vitigno d'elezione del suo territorio creare un grande grande vino. Però nel frattempo cercava di sponsorizzare la sua Monella nel miglior modo possibile, quindi diventò il rappresentante e distributore di molti vini dei suoi amici, parliamo di Auner, De Bartoli, Conterno, Cadel Bosco. Ma questo non bastava a far prendere, diciamo così, nobiltà alla sua Monella che veniva distribuita a questi grandi vini. Allora decise di diventare distributore anche di Romanée Conti, questo grande chateau della Borgogna, ma anche questo purtroppo nella sua, come si può dire, visione di innalzare il livello del prodotto che lui vendeva, non aveva un risultato ancora importante. Il Brico dell'Uccellone nasce negli anni 70 quando si in America con Gino Veronelli capisce che forse il vitigno Barbera, come ho detto prima, non molto ricco di tannini, può essere integrato con l'uso della barrique. Torna in Italia, i primi esperimenti non sono incredibili, quindi non va oltre a questi esperimenti. Poi un anno decide di far assaggiare a un grandissimo enologo georgiano, americano di origine georgiana, che si chiamava Celicev, un campione di questi vini che erano stati affinati, di questo Barbera affinato in barrique. Celicev si dimostra entusiasta e allora Giacomo nel 1985 propone questo campione ai suoi amici, clienti, distributori al Vinitaly, e lo propone alla Ceca, e tutti gli dicono: bravo Giacomo, dopo un grande Borgogna hai deciso anche di importare un grande Bordeaux. È qua che Giacomo capisce di aver fatto bingo con il suo prodotto nuovo, con la sua Barbera nuova. Si apre una nuova epoca per la Barbera, che dall'ultimo vitigno, diciamo così, da vitigno dei camionisti, delle bocciofile, delle osterie, diventa invece immediatamente a ridosso di quelle che sono i nebbioli da Barolo e da Barbaresco. Ultimo aneddoto è questo: molti Brico dell'Uccellone insomma pensano anche male delle volte, e invece, come potete vedere, Brico era una vigna in località di Brico ed era proprietà di una signora un po' luttuosa, un po' nera, con un nasone un po' lungo, in piemontese tradotto Luslung, Brico d'Luslung. E quindi Giacomo per scherzo disse: ma questo è il Brico dell'Uccellone, 9.000 bottiglie prodotte quell'anno, 9.000 bottiglie vendute in 3 giorni, e come dicevo prima, la nascita veramente di una nuova epoca per il vitigno della Barbera. Ma io so che la signora non voleva vendergli la vigna. Non voleva venderla, infatti è stato un lungo parto l'acquisto di questa vigna, un lungo lungo parto. Ma come tutti, anche i vigneti che abbiamo visto prima a Montebruna, sono stati necessari più di 12 anni e circa 20 atti notarili per raggruppare questi 30 ettari. Qua sono tutti molto legati al territorio. Qua abbiamo un terroir leggermente diverso, un po' meno sabbioso. Invece,
e la densità di ceppi ettaro è molto inferiore, siamo a circa 3000 ceppi ettaro. Abbiamo più di circa 700 barrique qua. La grande intuizione di Giacomo nel 1985 fu proprio quella di affinare la Barbera in barrique. La Barbera ai tempi non si sapeva, veniva affinata solamente in cemento, vetro resina, botte grande, ha bisogno di molto tannino perché ha molti antociani e poco tannino. Quindi chiaramente la sua grande invenzione fu quella di cedere tannino dalla barrique e non chiaramente cambiare le caratteristiche del vino, ma permettergli un lungo affinamento che poi dopo molti anni, 15 più anni, potesse così permettergli un accostamento o comunque un paragone anche con tutti gli altri grandi vitigni mondiali, internazionali e italiani. E ieri abbiamo appunto testato tutte le barrique, le botti del Nata 2019. E sembrano queste? Sì, sì, sì. E adesso poi bisognerà fare i tagli dell'annata. Chiaramente il barrico dell'Uccellone, come detto, dopo una lunga macerazione viene messo nelle barrique. Nelle barrique resta circa un anno, 15 mesi a seconda delle annate, dopodiché le barrique vengono svuotate, vengono fatti tagli nelle vasche di acciaio, pulite con acqua le barrique e riempite per un ulteriore affinamento. Dopodiché viene imbottigliato, fa circa un anno di affinamento in bottiglia e poi dopo 3 anni della vendemmia è pronto per uscire sul mercato.